Ma nella prima domanda c'è anche una risposta, nel senso che contro una squadra quasi perfetta bisogna fare una partita perfetta affinché si possa fare risultato. Quindi la prestazione dovrà essere superlativa, ci arriviamo con la mentalità giusta, con la forza e la fiducia del percorso, del nostro cammino. E per mettere in difficoltà una squadra solida come quella della Juve Stabia, dobbiamo essere bravi nella lettura degli spazi, dobbiamo essere bravi a leggere le loro pressioni, che in alcuni momenti sono esasperate, e quindi la capacità di fare gioco, di servirsi della propria identità, vale a dire quello di provare ad avere un palleggio finalizzato a poi poter trovare lo spazio giusto per andare in porta. Sono convinto che verrà fuori una prestazione di alto profilo contro una squadra in questo momento che sta dominando il campionato. Mi piace il pensiero che si rivolga un'attenzione particolare su questa partita, ma più per gli altri che per noi, nel senso che noi vogliamo continuare nel percorso. Vogliamo continuare nel percorso di crescita, vogliamo continuare a migliorarci e questa partita è un ulteriore step per provare ad essere identitari e essere migliori alla fine della stessa. Non credo che abbiamo bisogno di stimoli esterni o stimoli ulteriori per provare a fare il meglio di noi stessi, che poi è un po' l'obiettivo che ci poniamo sempre. Io credo che l'esperienza vissuta insieme in questo territorio, in questa società, pone le basi sulla possibilità di migliorarsi. Io lo dico spesso questo termine, ma questo è un termine abuso perché poi concretamente trovo in campo, nella praticità, l'idea di che cosa significa migliorarsi. E quindi noi non ci poniamo assolutamente limiti e non abbiamo bisogno di rinforzi esterni, abbiamo bisogno del meglio che troviamo all'interno di noi stessi e lo mettiamo a disposizione per il compagno di squadra. Quindi credo che le motivazioni saranno eccellenti e noi domani sera daremo il massimo di quello che è oggi nelle nostre possibilità per poi vedere il campo rispetto a questo massimo che cosa ci consegnerà alla fine della partita. No, io preferirei sempre avere il miglior attacco, però credo che preferirei avere i numeri che consentono a questo miglior attacco di essere una squadra competitiva ed è un po' quello che è successo e sta succedendo a noi. Quindi trovare l'equilibrio fra i gol fatti e i gol subiti, credo che la squadra rappresenti questo, la voglia di fare la partita, di essere propositivi. Di sapersi adattare agli avversari come punto di forza e quindi mi auguro che noi continuiamo in questo percorso e che questo attacco che nelle ultime partite non è riuscito a finalizzare comunque le occasioni che abbiamo creato, si porrà l'obiettivo domani di provare a finalizzare le occasioni che creeremo. Mi sono già addentrato in un tipo di domanda simile rispetto agli infortuni. Gli infortuni non hanno mai una sola derivazione, se fosse così probabilmente non si avrebbero tanti infortuni anche ai massimi livelli. Concorrono alla possibilità di avere infortuni tanti principi, tanti elementi, il cambio di superficie, i carichi, il giocare. E quindi tante volte il freddo, la possibilità di avere situazioni stressogene anche nell'ambito familiare, l'alimentazione, stare in recupero. Quindi sull'aspetto andare nell'aspetto fisiologico degli infortuni veramente significherebbe aprire un dibattito. Quello che penso invece è che da questo aspetto, quindi quello degli infortuni, si è visto la solidità della mia squadra, della nostra squadra. E mi spiego bene, chiunque è stato chiamato in causa, si è fatto trovare pronto. E questo è l'aspetto che ci deve, secondo me, innanzitutto ci inorgoglisce e dall'altra parte ci fa capire quanto bene si stia lavorando con la disponibilità di ragazzi di capire cosa fare quando si è chiamati in causa e farsi trovare pronti. Quindi più che vedere l'accezione negativa, anche
aver voluto forzare o altre cose. Mi piace pensare che questa negatività ha comunque dato una possibilità a tanti ragazzi di mettersi in mostra, non ultimo Savarese 2004 a Brindisi, facendo ottime prestazioni e facendosi trovare presente nel momento in cui si è chiamato in causa. No, mi viene da sorridere, nel senso che se analizzassimo il 2023 ad oggi, il Picerno in 36 incontri ufficiali ha perso 4 volte, e quindi io direi che ha fatto risultato su 36 partite 32 volte su 36. Quindi il percorso non ha bisogno di obiettivi, il percorso parla per quello che siamo. Nel 2023 credo che solo il Crotone sta insieme a noi in competizione per capire, forse alla fine proprio ce la giocheremo sul filo di lana. Adesso non sono andato a vedere la statistica, chi è la squadra nel 2023 di questo girone che ha raccolto più punti. Quindi parlare ogni settimana di dove vuole arrivare questa squadra, l'obiettivo, l'obiettivo dichiarato non viene creduto. Io ritengo che dobbiamo continuare il percorso, dobbiamo continuare a correre, a dare il meglio di noi, a far parlare di noi rispetto al tipo di gioco, all'identità, alla serenità, perché leggo da più parti ultimamente la semplicità con cui i risultati a Picerno si possono fare. Non è così, i risultati non sono mai semplici, i risultati sono frutto del lavoro, di tutte le componenti, e quindi ripeto, le statistiche, la continuità di rendimento parla rispetto a un obiettivo dichiarato. Nelle ultime 36 partite il Picerno 32 volte è uscito dal campo facendo punti, e quindi io vorrei continuare insieme alla mia società a fare questo percorso senza porci troppi limiti, a raggiungere il prima possibile l'obiettivo del rimanere in categoria, e poi vedremo. Credo lo stia vivendo positivamente, mi spiego. Io so che ci sono 3-4 elementi che faranno sicuramente gol nella nostra squadra, e questo per me arricchisce la potenzialità della squadra. Se ad oggi Emanuele, facendo un campionato importante secondo me, non ancora realizzato, è all'interno delle tante vittorie che abbiamo avuto e dei tanti punti fatti, significherà che da qui, ne sono convinto, alla fine del campionato farà tanti gol, e quindi quando avremo bisogno dei gol di Emanuele ci saranno ancora, perché per come gioca, per come gioca la squadra per lui, per come si è disponibile l'uni verso gli altri, sicuramente Emanuele farà gol, ne farà anche tanti. Io credo che quest'anno sarà l'anno più importante per Esposito rispetto alla numerica dei gol. Il fatto che ad oggi non abbia fatto gol, l'interesse collettivo viene prima, e quindi, come nostro solito dire, il tutto insieme sta ripagando. Sono convinto che il fatto che qualcuno di loro ancora non abbia segnato è un valore aggiunto. È un solo aggettivo, mi sembra di dover rinunciare a tante altre cose. Sicuramente abbiamo detto che l'umiltà e l'ambizione erano componenti fondanti di questo progetto, che non solo sull'aspetto tecnico-tattico, ma anche sull'aspetto proprio della moralità, della disponibilità, e quindi mi piacerebbe che questi siano i principi su cui il 2023 ha fondato le basi per essere così importante per il Picerno. Però proprio in questo senso mi piacerebbe che noi aprissimo e continuassimo a lavorare per l'apertura di un ciclo che ci veda protagonisti nei fatti, e quindi continueremo a dare il meglio di noi con l'umiltà che ci contraddistingue. E l'umiltà praticamente è quello di veramente mettersi in campo sempre con la capacità di fare un chilometro più degli altri, di fare un duello, vincere un duello più degli altri, cercare di essere di fare anche dei flussi di gioco interessanti affinché la squadra poi possa recuperare punti in ogni campo. Quindi umiltà e ambizione secondo me sono alla base di questo 2023.